Ah, sì, capo, ci sono. Razor, pronto? Sì, ci sono. Ok. Sono dentro casa. Devi, l'hai visto? Ce l'hai davanti? Aspetti un attimo, capo. Sto vedendo, sto un attimo controllando. Sì, sì, lo vedo, è proprio lì davanti, è davanti casa mia, capo. Perfetto. Perfetto, okay, sì. Allora, ora, cosa? Io che devo fare? Un bel lavoro. Sì. Soldi non sono un problema, tanto sono finti, non ce li certo, abbiamo. Certo. Devi metterle alle strette. Ah. Sì. Possiamo studiarlo. Giusto. Quindi gli dico tipo, gli offro tipo un contratto lavorativo. Un bel lavoro. Esatto. Qualcosa che non può rifiutare. Va bene, ok, capo, va bene. Grazie. Allora vado subito, capo. A dopo. Non la deluderò. Ottimo, perfetto. Il mio capo mi ha detto di prendere quel tizio. Vediamo se riesco effettivamente a trattenerlo. Ok, allora devo... toc toc. Sì, chi è? Oh, salve. Salve. Io mi chiamo Sbrontolo Sbondo. Volevo... Sì. Potrei entrare un attimo, che le dovrei un attimo discutere. Sono proprio il vicino davanti a casa sua. Ah, sì, prego. Ottimo, perfetto. Allora, prego, si segga pure. Sì, mi dica, che succede? Ora le spiego tutto. Praticamente quello che volevo chiederle è, dato che il suo colore di capelli è molto, 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 molto raro, e per il nostro lavoro sarebbe praticamente un affarone, che ne direbbe di lavorare un po' come, non dico cavia, ma solamente per i suoi capelli, all'interno di un progetto che possa creare dei capelli biologici colorati? Dipende cosa mi dovrete fare con i miei capelli. Beh, no, semplicemente dovremmo prenderle una ciocca, ma il compenso sarà molto, molto, come dire, grande, sì. Il compenso sarà gigantesco. Ha presente questa televisione? Ecco, se ne potrà permettere almeno tre ogni mese. Tre? Sì, perché ogni mese almeno 4.000-5.000 euro le andranno in tasca ogni mese per una ciocca di capelli come la sua. Beh... è molto allettante. Ma appunto, non può rifiutare, signore. D'altronde è una cosa che dovrà fare una volta ogni mese. Quindi non dovrà... Una volta al mese? Sì. Prima però dobbiamo studiare un attimo il suo cuoio capelluto, per vedere se effettivamente lei è in grado di avere delle proprietà particolari. Allora va bene, sì, accetto. Bene, perché dovrò ripassare da lei, signore. Come si chiama? Mi chiamo Boxer. Boxer, ok, va bene. Allora, la richiama, mi può dare il suo numero? Ah, certo. Ok. 884 sì, okay. 723 5422. Ok, grazie mille, arrivederci allora. La chiamerò quando magari siamo pronti per la trasferta, perché la base operativa è un po' lontana da qua. Arrivederci. Certo, va bene, arrivederci. Molto bene, tutto va secondo i miei piani. Avete visto? Lui adesso crede che io gli sto facendo fare un lavoro particolare, ma in realtà è tutto questione di attimi per creare il prossimo giocattolo. Il prossimo giocattolo della Playtime Company. Molto bene. Ora devo solamente aspettare il mio capo che mi chiami, così che appunto posso portarlo da lui. Oh, cacchio. Pronto, sì, capo. Oh mio Dio, che ore sono? Non è importante. Che allora, cosa accade, capo? Sì. Ho ricevuto il rapporto. Ho inviato una macchina automatica davanti a casa tua. Oh, la vedo. Va bene, capo, non la deluderò. Ti porterà a destinazione automaticamente. Vengo pure io, giusto? Sì, vieni. Ok, perfetto. Scusa, caro. Ok, sì. Siamo pronti. Possiamo andare adesso alla sala per il laboratorio. Sì, va benissimo, possiamo andare. Aspetta, ok, chiave. Perfetto. Ok, è una macchina automatica. Noi trattiamo bene i nostri clienti e i nostri lavoratori, sì. Ok, vado qui. Esatto, vedi. Guarda, io non sto guidando, non c'ho coso. Che figata. Va da sola questa macchina, lo so. Ok, dovremmo aspettare un pochettino. Siamo arrivati. Ottimo, sì, siamo arrivati. Prego, scenda pure. Ecco, salve. Che piacere. Sì, sono Boxer. Tu mi conosciamo. Bene. Signor Boxer, allora. Sì. Io sono il capo dell'azienda di ricerca sul cuoio capelluto. Prego, vieni, mettiti a sedere. Sì, dove? Sì, prego, prendo. Delle salsiccine. No, tranquilla, Violet. Io mi metto qua... adesso a cucinare. Ma intanto lei, signore, può spiegargli tutto il resto al nostro cliente. Allora, quindi ti è stato già spiegato più o meno come funziona? Sì, dovete fare dei test sui miei capelli per fare delle cose e vengo pagato. Esattamente. Noi dobbiamo riuscire a creare dei capelli. Non fare domande, mettere in testa. Ok.
Noi dobbiamo riuscire a creare Alison dei capelli. Ci posso intercettare. Come? Scienziata Violet, per piacere, rimettiti a sedere. Sì, 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 sì. Dicevo, oh, noi vogliamo creare dei capelli biologici colorati. E per questo ci servono dei campioni di capelli colorati naturali. Molto colorati. Molto raro. Come i suoi? I miei non sono naturali. Ok. Dato. I suoi sono naturali? Sì. Oh mio Dio, è come negli anime, incredibile. È assurdo. Oh, fantastico. Ecco. Signora senza Savaia. Sì, purtroppo tutti quegli studi, tutti quei libri l'hanno fatta impazzire, purtroppo. Farò degli esperimenti su questo cappello. Ok, comunque. Sei pronto, signor Boxer, per quello che gli accadrà? Perché lei diventerà ricco sfondato. E sfondato non in senso lato pure, ma vabbè, insomma. In che senso? Sì, avrò qualche che non ti sfondiamo in nessun lato. Qualche capello in meno, ma qualche soldo in più, esattamente, come ha detto il mio capo. Beh, tanto ricrescono i miei. Beh, se sono naturali, effettivamente potrebbero ricrescere. Ed è una cosa che le capita spesso, avere i capelli che le ricrescono. È una cosa normale, credo. Non è una cosa normale, in realtà, signore. Per crescere chi? I capelli rossi. I capelli rossi non sono una cosa normale. Sono una cosa assolutamente antibiologica. Appunto, veda Violet, lei spende un sacco di soldi al mese per colorarsi i capelli e non è mai felice della sua vita. Già. Mi dispiace. Tanto come dico che i capelli biondi reali sono lui, io anche ce li ho colorati. No. Vabbè, biondo non è così raro. Non proprio. Va bene, prego, mangiamo qualcosa. Prego, qualcosa. Sedetevi. Sì. Meglio fare gli esperimenti a pancia piena, no? Esatto. Buon appetito. Buono. Scienza. Ah, dobbiamo fare l'Ave Maria della scienza. Scienza. Ave Maria, scienza di grazia. Noi siamo con la scienza. Dacci oggi la nostra scienza quotidiana. Per liberarci dalla religione. Amen. Amen. Viva la scienza. Scienza! Buono. Scienza. Molto buono. Molto buono. Sì, ma scusate, ma perché stiamo mangiando di fronte a un edificio abbandonato e una sottospecie di cimitero? Stimola l'appetito e la fantasia. Esatto. In un cimitero l'appetito. Sì, noi abbiamo la nostra base in un posto molto segreto perché le nostre ricerche sono molto costose. Dove sarebbe precisamente? In mezzo a nulla, sottoterra, là dentro. No, quella è una cripta, credo. Sto facendo troppe domande, capo. Smetti di fare domande, stai zitto e mangio. Va bene. Esatto, se non solo ti paghiamo 4.000 euro per un solo giorno, ma adesso devi pure fare rompire palle, basta. Era curiosità, scusate. No, anzi, dovremmo trattarti pure male, dato che ti paghiamo così tanto. Dovrà andarti bene tutto quanto. Tutto. Anche gli scaffi nel culetto. Cosa? Comunque, soprattutto gli scherzi nel culetto. Capo, credo che sia giunto il momento comunque di portare il nostro paziente. Va bene, andiamo. Avete finito di mangiare? Sì. Violet, esci dal fuoco. Mi sto riscaldando per l'azione. Sono pronta. Ho capito, ora è pronta la scienza Violet dopo che si è riscaldata. Dai, andiamo, seguitemi. Non prendiamo l'auto? No, proprio qua a fianco. Questa catapecchia. Uno scalino. Non chiamarla catapecchia. Due scalini. Due scalini indietro. Potete girarvi per piacere, non guardate. Devo un attimo aprire la porta, mi sono scordato le chiavi. Ha aperto, signore. Ma brava Violet, hai ucciso una spia, probabilmente del governo. Esatto, ci stavano spiando, Era una gallina. No, era una gallina robotizzata, in realtà tutti i piccioni sono dei robot. Andiamo. Mi esce del sangue. È vero. Prego, scendete. Era sangue robot. Sangue robotizzato. Vogliono farti credere che è sangue vero, ma in realtà è una sostanza gelatinosa. Che figo. Esatto. Lascia stare come è ridotta la situazione, la zona. È abbastanza normale. Se per caso dovessero tipo assaltarci, magari pensano che hanno sbagliato posto. È enorme qui. Che figo. Questo è una spia del governo, è un nostro esperimento, Violet. L'hai fatto che tu. Che figo. Questi pulsanti. Ti ricordi, Violet, l'ultima volta che ti aveva preso con quell'octopus e non riusciva a liberarti?
Sì, era proprio una roba tipo, nel senso, per qualche motivo mi sono ritrovata a fare tipo, ovviamente, non capisco perché. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. E questo pulsante neve. Venga qua. Da questa parte stiamo per arrivare. È di questo che si deve occupare oggi. Dottore, che figo, che devo fare? Signori, signore. Capo. Antigas. No, capo. Sopra. No, maschera. Si è scordato. Oh, maschera. Si è scordato. Come, aspetta, come fa ad avere la maschera quello? Signore, la mia maschera. Non mi sono scordato di nulla. Il vero esperimento sei tu, Sbreezer. Cosa? Che figo. È una test. Dovevo trovare un modo per farti, sai com'è, respirare quel gas. Non potevo fartelo prendere subito. Ma signore, che figo, è un test. Ma pensavo che lui bloccato. Pensavo che lui era il nostro cliente. Invece lui pure è in complotto contro di me. Che ho fatto io? Signor Boxer, non c'è più bisogno che lei finga. Giusto, scusa, me l'ha fatto fare per me, se mi ero abituato ormai. Neanche i suoi capelli sono naturali. Cosa? In realtà l'esperimento è contro di me, signore. Mi ha praticamente fatto un complotto contro di me. Esattamente. Grazie, Sbreezer. Ora è arrivato il momento che tu dorma. No. Deve accese. No, signore. Buonanotte. Signore. Signore, perché? Capo, casino. Perché mi ha fatto questo? E basta. Yeah. Signore, perché non riesco a muovermi? Aiuto! Cosa mi volete fare? Zitto. Signor Boxer? Sì. Tutto quello che deve fare è impiantargli quel blocco dentro la schiena. La scatola. No. Poi il virus farà tutto il resto. Va bene, ok. No! Virus! No! Inizi l'operazione! No! Prego, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno. Figo. Fatelo camminare un pochino. Ma che cosa? Deve abituare. Che cosa mi è? Che cosa mi è successo? È più bello di prima. Cosa mi avete fatto? Perché sono così? Perché sì. Guarda come voi le sapete, che carino. Perché? Adesso sei molto più affascinante. Figo, gli è entrato tutto. Bravo, mio piccolo. Ti offrirò tanto chip se lavorerai per me. Perché come, così come tanto, hai fatto capo? A crescere? Poi mi avete fatto diventare un mostro. E adesso io farò diventare voi carne per me. Cosa? Aspetta, lavoriamo insieme. Ti offrirò tutti i sacrifici che vuoi. Mangerai a vita. Capo! Era buono almeno. Oh!